Radio è la radio ufficiale e radio partner del Pisa Sporting Club anche per la stagione 2021-2022. Punto Radio, la radio nerazzurra. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qua, siamo qua a presentare i nuovi acquisti, però prima di tutto ci tenevo a ringraziare i ragazzi, i giocatori che sono andati via nel mercato di gennaio, Cisco, Piccinini, Quaini, Sec e Curci, che comunque in questi mesi hanno il loro contributo importante sia durante le partite che durante tutti gli allenamenti, hanno dimostrato di essere giocatori da Pisa, sono andati via per cercare di giocare con più continuità e magari tornare in futuro a vestire questa maglia, quindi li ringrazio e sono sicuro che in questi mesi riusciranno comunque a far bene nelle scuole dove sono andati e torneranno il prossimo anno da noi. Ovviamente ringrazio la proprietà che ci ha permesso di lavorare, di ottenere e di raggiungere i calciatori che fin dall'inizio abbiamo cercato per migliorarci. L'obiettivo è sempre stato quello, fin dall'inizio, fin dal primo giorno che sono arrivato, di migliorare giorno dopo giorno e di far sì che questo club riuscisse a raggiungere degli obiettivi importanti. Il girone d'andata lo ha dimostrato, siamo sempre stati fin dalla prima giornata nelle prime tre posizioni e l'obiettivo è arrivarci a questo punto anche a fine campionato, quindi gli arrivi di Ahmed, di Ernesto, di George, di Davide, sono convinto che ci possono aiutare a colmare delle lacune o delle caratteristiche di giocatori che magari non avevamo. Poi sarà il campo a essere ovviamente il giudice e a dimostrare se abbiamo lavorato bene o male o se altre squadre hanno fatto meglio di noi, è possibile, però siamo sicuri di aver fatto il massimo per provare a raggiungere un obiettivo importante che in questo momento, vi ripeto, abbiamo dimostrato nel girone d'andata di essere sempre tra le prime tre migliori squadre, nelle prime tre posizioni, vogliamo arrivarci anche a fine campionato. Allora, riprendo un attimo il microfono io. Partiamo solo con l'ordine di disposizioni da Ahmad Ben Ali. Ora aspettiamo anche, sei pronto a venire col microfono? Ahmad, una breve presentazione, descriviti, parte. Ti conoscono benissimo i colleghi e poi lo spazio per le loro domande. Allora, sono contentissimo di essere qua e ringrazio la società per la fiducia di avermi cercato. Adesso sta solo a me a dimostrare che posso far parte di questo gruppo. Ho una grande voglia dentro di riscatto dopo magari un giro un'andata non positivo a livello personale, però sono sicuro che con questo gruppo, con questa società possiamo puntare a fare grandi cose, quindi a disposizione e non vedo l'ora di cominciare. Prego, ci sono delle domande? Massimo Cradio, intanto benvenuto a Pisa. Che idea ti sei fatto di questo gruppo, di questa squadra nei tuoi primissimi giorni trascorsi a San Piero insieme ai tuoi nuovi compagni? No, cioè sensazioni positive, i ragazzi veramente mi hanno accolto benissimo e già mi sento parte del gruppo, quindi non posso che ringraziare loro e sicuramente se sono stati, come diceva il direttore, tra i primi tre posti un motivo ci sarà, c'è grande voglia di lavorare, di raggiungere l'obiettivo, come dicevo prima io voglio far parte di questo gruppo e devo essere bravo a mettermi dentro, a disposizione subito. Cos'è che ti ha convinto di più nell'accettare questo campionato, questa sfida del Pisa? Cos'è la cosa che ti ha convinto di più? No, appena ho ricevuto la chiamata del procuratore e dal direttore, non, cioè veramente non ci ho pensato due volte, ero pronto
per un'altra sfida e non vedevo l'ora di venire qua, visto già un'andata veramente di altissimo livello di questa squadra. Cioè, sono uno che segue tutte le partite, ho visto le partite che sono state veramente belle a livello di gioco, a livello di risultati. Poi è una squadra che, come dicevo prima, è una squadra giovane che ha tanta fame di arrivare. Io mi ritengo un giocatore che ha fame e voglio dare il mio contributo. Paolo, per te. Benvenuto Paolo Sardelli, contrario. Senti, sei un giocatore molto esperto per la categoria, per la Serie B. Quest'anno la Serie B è un campionato molto agguerrito, con molte squadre forti che puntano alla vittoria finale. Secondo te cos'è che può fare la differenza? La differenza, io penso, in B è sempre stata la continuità dei risultati, e di non esaltarsi mai quando fai bene, non buttarsi mai giù quando magari fai due risultati non positivi. Però è, più continuità dei risultati hai, meglio è. Quindi è il lavoro che ho visto in questi pochi giorni che ci sono stato, sono convinto che veramente possiamo far bene. C'è tanta intensità, tanta voglia, e quello deve essere la base di lavoro. Poi dopo arriva la qualità, arriva tutto il resto, però c'è una grande base. Poi, come dicevo prima, la continuità dei risultati è fondamentale in Serie B. Lorenzo, per prima Lorenzo, poi io. Ciao Ed, ben arrivato a Pisa. Sei un giocatore che ricopre tanti ruoli a centrocampo. Te dove ti vedi meglio, anche vedendo il Pisa come gioco? No, vedendo come gioco il Pisa, penso di poter coprire tutti i ruoli a centrocampo, dal mediano basso, mezzala e anche dietro le punte. E fortunatamente ho coperto tutti i ruoli in carriera, e tanti allenatori bravi che mi hanno insegnato tanti movimenti, quindi mi sento veramente un giocatore che può coprire tutti i ruoli, quindi deciderà il mister a disposizione. Una cosa per chiudere, nel totale, percentuale, quanto è fondamentale per te in questa seconda parte di campionato la voglia di riscatto dopo i problemi che hai avuto l'anno scorso? No, la voglia di riscatto è altissimo. Allora, più vanno avanti gli anni, più diventa importante la voglia di far bene. La voglia aumenta ogni anno, ogni campionato, e non c'è veramente una voglia dentro di raggiungere obiettivi come fatto in passato, e dicevo come prima, questo sarà veramente un posto giusto per me per lavorare, e adesso a disposizione del gruppo. Grazie. Passiamo a Ernesto Torregrossa, anche per te Ernesto. La presentazione, un saluto ai colleghi e poi lo spazio alle domande. Buongiorno a tutti, sono Ernesto Torregrossa e sono contento di essere qui. Non so, devo presentare, sono un attaccante. Calcio prevalentemente di sinistro e spero di fare tanto bene qui a Pisa. Sembrava una presentazione da provino del grande fratello. il mio tallone da killer. Il nostro si presenta da solo, insomma. Sei stato il primo arrivo del Massimo Punto Radio, tra l'altro, ormai l'avevo. Sì. È stato il primo arrivo di questo mercato di gennaio del Pisa, sei stato anche un giocatore, credo che il direttore possa confermarlo, conteso anche da tante squadre, non solo dal Pisa. Cosa, a livello personale, cosa ti ha spinto a scegliere il Pisa, piuttosto che magari altri che ti seguivano e guardavano a te, tra cui anche, credo, una tua ex squadra? Beh sì, diciamo che ci sono state un po' di squadre che mi hanno cercato in questo mercato invernale, però il Pisa mi sta dietro da un po', il direttore, non lo so, però me l'ha detto il mio procuratore, non direttamente con me, però tramite il mio agente. Penso che siano stati quelli che mi hanno dimostrato più decisione, ma soprattutto ho visto in loro una fame di vittoria, una fame di far bene, che mi ha veramente trascinato, mi ha detto questa è la scelta giusta. E io penso che per vincere, soprattutto in Serie B, a me è
capitato qualche anno fa di vincere il campionato, la cosa più importante sia quella, la fame di vittoria, la fame di far bene, stare attenti al dettaglio, e questo anche appena arrivato mi è stato dimostrato, lo sto vedendo ogni giorno a San Piero, poi vedendo anche le partite dei miei compagni, dei miei nuovi compagni, le scorse partite, ho visto che c'è un'intensità e una fame, come mi ripeto, che è fondamentale in Serie B, quindi questo è stato il punto più importante che mi ha fatto decidere di venire qui a Pisa. Grazie. Prego, Michele. Ti voglio chiedere, io mi è capitato di vederti proprio così a San Piero quando sei arrivato, i primi due giorni prima che tu ti allenassi, proprio iniziassi. Sei sempre stato tra i primi ad arrivare, tu anche il primo, il secondo, a volte sei soffermato magari a parlare con lo staff. Ti ho visto allegro, insomma, si vede che hai voglia, ecco. Ma qual è, diciamo, alla soglia di 30 anni, no? A cosa vuoi ancora? Dove vuoi arrivare? Ancora a 30 anni non ci siamo, qualche mese ancora. No, l'ha detto anche Ahmed prima, andando un po' avanti con gli anni, la testa è quella che inizia a fare più la differenza. Io penso di essere, di aver iniziato il pieno della mia massima, come si dice, espressione di calcio, ma in tutto, sia fisicamente che soprattutto la consapevolezza dei propri mezzi, questo che ti fa la differenza quando arrivi a questa età. Penso che fare un campionato nel senso che punti ogni partita a vincere sia quello che mi ha fatto venire voglia di dire vado a Pisa e si lotta per giocare e vincere tutte le partite contro chiunque, per poi arrivare a un obiettivo che qui mi è stato detto manca da tanti anni, e anche quello è una bella sfida, poter portare una città così importante a rivivere quei momenti felici in una categoria come la Serie A. Aldo Gaggini, Corriere dello Sport e Stadio. Sei arrivato in un gruppo dove gli attaccanti non mancano, tutti attaccanti di grande livello, perché te, Puskas, Luca, Sibilli, ne abbiamo. No, già detto che può fare tutto il centrocampo, se si mette a fare pure l'attaccante. Ho trovato un pezzo anche a Pagò, non è uno che si grande detto, ecco. Ora c'è da conquistarsi il posto. Nei primi allenamenti che hai fatto con noi compagni, hai visto una sintonia maggiore con alcuni rispetto ad altri? Oppure, e poi come caratteristiche, sei un tipo che ti può adattare a tutti i tipi di gioco, oppure hai bisogno di certe caratteristiche? Come ha detto lei, siamo tanti attaccanti, però penso che la società abbia fatto questa scelta per il numero di partite che abbiamo consecutive fra febbraio e marzo. Comunque se ha bisogno per vincere un campionato, se ha bisogno di tante scelte, comunque abbiamo tutte caratteristiche diverse secondo me. Io personalmente in carriera ho giocato con tanti tipi di attaccanti diversi in coppia, ho giocato io come prima punta con una seconda punta che mi girava intorno, io come seconda, come per esempio ho giocato con Caracciolo a Brescia, io facevo la seconda punta e lui giocava la prima punta, comunque non è, penso di avere delle caratteristiche tali da potermi adattare a qualsiasi tipo di compagno di reparto. Poi sarà il mister ovviamente a decidere come impiegarmi e sarò a disposizione sua, ma soprattutto della squadra. Dire io gioco, gli altri poi si vede. Qualche settimana fa abbiamo intervistato al 50 canale Roberto Boscaglia, che ci ha raccontato un bel rapporto che avete. Ha raccontato di un ragazzo che porta il sorriso ovunque, tante caratteristiche buone, ed è giusto che gli si metta pressione. Tu la senti questa un po' di pressione essere venuto qui? C'è,
certo che la sento, penso che se uno non sentisse la pressione non potrebbe giocare a calcio, perché certo, ma ormai è giusto che non sono più il ragazzino, la sorpresa, che quindi uno quando è la sorpresa dice no, tutto da guadagnare, adesso penso di essere stato preso come certezza, quindi devo darla questa certezza, aiutare anche i miei compagni più giovani, anche nel reparto di attacco a gestire le situazioni nei 90 minuti, e penso che questa cosa io possa farla e voglio farla per il bene del Pisa. Andrea Chiamacci, ti chiedo una domanda più sul campionato. Arrivare ora, diciamo a fine gennaio, e c'è subito, arrivi ora a fine gennaio, c'è subito un calendario parecchio intenso, 8 partite se non sbaglio, più o meno di un mese, no? Con 30 settimane. Come ci arrivi e come secondo te, insomma, può essere questo il momento decisivo del campionato? Cioè, finisce il mercato, c'è subito, diciamo, un mese. Di questo sono contento. Non sarà contento il preparatore atletico, ma noi giocatori siamo contenti di fare più partite che allenamenti, dai. No, a parte gli scherzi, sì, sappiamo, come ho detto prima, quando ho parlato con il direttore, mi ha detto, ora c'è subito da star bene, infatti... abbiamo avuto questa settimana in più per mettermi a posto fisicamente, perché comunque ho avuto un anno turbolento sotto il punto di vista fisico, quindi piano piano ovviamente non arriverà subito tutto alla prima partita, almeno fisicamente, però spero con l'esperienza e con le qualità tecniche di poter colmare questa magari mancanza di continuità che non ho avuto negli ultimi mesi. Però il fatto di avere tante partite, ripeto, deve essere uno stimolo più che una preoccupazione. Comunque siamo in tanti, siamo tutti giocatori di livello in tutti i reparti, quindi penso che se fisicamente qualcuno calerà ci sarà un altro giocatore importante a poter prendere il suo posto. Quindi sensazioni in campo nei minuti che ha giocato con la Sampdoria, soprattutto a Torino contro la Juve, quali sono state? In che senso? Sensazioni? Fisiche? È stata una partita difficile perché contro la Juventus, però sono rimasto soddisfatto della tenuta fisica, perché comunque dopo tanti mesi che non giocavo sono andato abbastanza bene fisicamente, quindi c'è da prendere il ritmo, dai, appena si prende il ritmo. Lo sai che se facevi il ruolo da Juventus se non ti prendevi? Ecco chi gufava. Facciamo una domanda per le ultime, perché poi passiamo agli altri. Buongiorno e ben arrivato a tutti. Canale 50. No, volevo chiedere a Torre Grossa se conosceva già qualcuno di questo ambiente in cui sei appena arrivato, se avevi avuto modo di conoscere qualche giocatore. Sì, conoscevo, ho giocato insieme a Nicolas, ho giocato a Verona e a Trapani. Caraccio ci siamo incrociati sia a Brescia che a Verona, però abbiamo giocato contro tante volte. Marsura nel settore giovanile dell'Udinese. Basta, mi sembra. Lucca era in primavera quando era a Brescia. Veniva a allenarsi su questi, gli altri li conosco. Te lo ritrovi come concorrente della Marco? Ah, vabbè, siamo compagni di squadra, quindi possiamo anche giocare insieme. Non è, penso che se saremo concorrenti va bene, sarà un modo per migliorare sia lui che me, però si può giocare anche insieme. Passo davanti, sposto i microfoni. Giorgio Puskas, che a te benvenuto come agli altri, una piccola introduzione per i colleghi e poi passiamo alle domande.
Buongiorno a tutti, ovviamente sono molto contento di aver scelto questo club che secondo me ha costruito tanto negli ultimi anni, mi ha voluto tanto e c'è la storia dietro che, e le ambizioni che vogliono fare qualcosa di grande, quindi sono contento e non vedo l'ora di iniziare. Prego. Sì, comincio io, visto che ho cominciato con tutti. Allora, te vieni da un campionato, quello della Championship inglese, campionato di Serie B anche quello, sei visto qualche partita del Pisa e della Serie B di quest'anno e le differenze che pensi ci possono essere tra la Championship inglese, che da molti è considerata anche il campionato di più alto livello in Europa a livello di seconda divisione, e quello italiano. Partite intere non ne ho viste tante, ho visto solo highlights, gol. Le differenze secondo me ovviamente tattico, perché in Italia si gioca più, si gestisce di più la partita secondo me. In Inghilterra invece si va quando, anche quando è il 3-0, 4-0, anche 3-3 si fa, poi dopo si segna ancora. È più fisico magari, solo questo, non è che se c'è tanta differenza. L'inglese dice veramente. Sì, l'inglese è più fisico, sì. Quanto pensi che ti abbia arricchito? Te sei partito da un settore giovanile importante, l'Inter, poi hai fatto subito la Serie B facendo anche bene, la Serie A. Quanto pensi che ti abbia arricchito personalmente, proprio a livello di calciatore, questa esperienza nel campionato di Serie B inglese? Ma molto, perché comunque io volevo provare questa esperienza, è sempre stato un mio sogno da piccolo andare a scoprire il campionato inglese, il calcio inglese, la cultura, e sono rimasto contento comunque perché ho trovato grandi condizioni, grandi strutture e poi il calcio è tutto, come comunque in Italia. Come giocatore anche sono cresciuto e anche come uomo, perché comunque là è un po' diverso il calcio e le regole dentro il calcio rispetto all'Italia. C'hanno una cultura diversa, soprattutto nei spogliatoi, cibo, regole. Quindi dovevo comunque adattarmi un po' all'inizio, perché vengo dall'Italia che qua sono un po' più fissati, diciamo, sulle regole e un po' più professionisti, e là invece una cultura diversa che sono un po' più leggeri dal nostro punto di vista, dal loro punto di vista è normale. Anche meno pressione però. No, non penso. Meno pressione no, perché comunque, comunque gli stadi sono sempre pieni, i tifosi là, ogni tocco di pallone che fai si sente... si sente il fischio o si sente l'applausi, quindi niente, questo. Scusate, che sono Michele, rappresentato, sono Michele Rupino della Nazione. Ti volevo chiedere invece qui a Pisa che ambiente hai trovato e com'è stato ritornare in Italia, ovviamente un calcio che conosci già. Ho trovato un gruppo molto unito già dal primo giorno, ho visto i ragazzi sorridenti e che hanno voglia di lavorare, e che poi ci hanno accolti bene a me e agli altri, secondo me, da come ho visto. E poi tutti mi parlano bene, sempre del Pisa, di tutto quello che si vive qua, e mi aspettavo di essere così, come ho visto dal primo giorno. Ecco, dunque, come caratteristiche tecniche, no? Te sei partito nelle giovanili dell'Inter, poi hai fatto una certa esperienza in varie squadre italiane e poi ora sei andato in Inghilterra. Come caratteristiche tecniche, hai avuto un'evoluzione o sei sempre il solito uomo che, attenzione, perché fa gol da un momento all'altro? Ho avuto un'evoluzione importante, secondo me, a livello tecnico, fisico, perché comunque sono stato giovane quando ero in Italia, sono 2, 3, 4 anni che poi puoi crescere tanto,
No, sono contento perché comunque ho ancora tanto da migliorare e da imparare. C'è tanta strada da fare e devo ancora raggiungere il mio potenziale massimo. E poi qui ritrovi il tuo connazionale, il tuo amico Mario Smart. Sì, ho parlato con lui anche prima di venire, mi diceva sempre buone cose di Pisa, perché comunque lui è da tanto tempo qua e mi convinceva, mi diceva sempre di venire qua perché troverò un ambiente molto concentrato sull'obiettivo e che può fare delle belle cose. Il Pisa ti ha seguito da diverso tempo, no? Come è andata un po', insomma, anche la trattativa. Sabato hai giocato, insomma, il Reading sembrava quasi che ti voleva tenere, giusto? Ma sì e no, perché comunque... Cosa? No, non capisco. No, prego, Giorgio. Il Pisa ci ha provato tanto a portarmi qua, a tornare in Italia, ed era normale che poi dall'Inghilterra ci sono state un po' di difficoltà, no? Perché comunque non era facile che tornassi in Italia dopo che comunque avevo fatto una stagione importante in Inghilterra, ed era normale, ma comunque la voglia di Pisa, di trattative e di tutto ha convinto tutti che, e poi io incluso, volevo comunque tornare e fare una esperienza importante e poi aggiungere, perché comunque la squadra c'era e noi siamo solo venuti ad aggiungere un pezzo di determinazione e di voglia e di fame, come ha detto Ernesto, per raggiungere questo obiettivo importante. Ok, allora passiamo all'ultimo dei nostri ospiti. Davide De Marino, anche per te il benvenuto e presenta dei nostri colleghi. Buongiorno a tutti, per me è un onore essere qua, ringrazio in primis il direttore che l'ho avuto l'anno scorso alla Juve ed è lui che mi ha voluto qua e mi ha portato qua. E per me è un onore essere qua in questa squadra, è una squadra forte che punta a Serie A e quindi sono solo onorato di stare qua e cercherò di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Ah, benvenuto Davide, sei dalla Juve Under 23, quello dovrebbe essere già un certificato di garanzia importante. Che tipo di difensore sei? Raccontaci un po' quali sono le tue caratteristiche, visto che puoi giocare sia a sinistra che al centro. Sì, io nasco difensore centrale, ma in questi ultimi anni ho fatto prevalentemente il terzino. Mi trovo bene, sono un giocatore di corsa. C'è una buona tecnica e penso di poter ricoprire tutti e due i ruoli indistintamente. Immagino conoscevi già il tuo compagno di... Sì, Pietro, sì, no, con lui non ci ho mai giocato insieme, però lo conoscevo già, l'avevo visto, è un ottimo giocatore, forte, però mi trovo bene, già in questi primi giorni abbiamo parlato, no? Mi trovo bene. Tante domande? Le condizioni fisiche, perché qualcuno ha messo in dubbio che tu non stia benissimo. No, sì, ho avuto l'anno scorso un infortunio grave, sono rientrato a novembre quest'anno e adesso mi sento bene, mi sto allenando con continuità e quindi adesso devo solo ritrovare la migliore condizione, però ginocchio a posto e mi sento bene. Ma è ancora giocato? No. Ecco, come caratteristiche tecniche? Visto che fai due ruoli, sei quindi un tipo abituato anche a impostare il gioco e se giochi terzino anche non soltanto a fare la fase difensiva ma anche a fare quella offensiva. Sì, nasco più come giocatore difensivo, però in questi ultimi anni ho fatto anche... Praticamente tu ci sei. Sì. Sei sinistro. Sei mancino. Sei un sinistro. Mancino. Abbiamo fatto un altro di sinistro. Adesso ci abbiamo un altro sinistro. Prego Andrea e poi chiudiamo. Allora io chiedevo un po' la cosa delle caratteristiche che volevo chiedere ad Aldo. Chiedevo solo, quando prima ho interrotto, chiedevo se non aveva ancora fatto una... No, quest'anno no, sono andato un pochino, ma... No, faccio io un preambolo come l'altra volta, così anche da darvi qualche
qualche informazione riguardo questi trasferimenti. Quello di Benali è stato forse il più semplice, il giocatore era in uscita da Crotone, è ovviamente un giocatore importante per la categoria, ha un'esperienza sia in Serie B che in Serie A da giocatore importante. Avevamo bisogno di un centrocampista che potesse ricoprire più ruoli, che avesse tecnica, dribbling, qualità, ultimo passaggio, e siamo sicuri che Ahmed in questo ci potrà aiutare con le sue caratteristiche e con la sua voglia comunque di rivincita dopo comunque 6 mesi negativi a Crotone. Riguardo Torre Grossa, va dato merito a Giovanni Corrado, che ha avuto un corteggiamento incredibile al procuratore fin dal primo giorno della mia avventura qua a Pisa. Noi nella prima riunione abbiamo parlato di Torre Grossa come un giocatore ovviamente importante per la Serie B e per il nostro modo di giocare. Quest'estate non è stato possibile andare avanti perché comunque il calciatore ovviamente la Sampdoria non lo lasciava andare via e voleva giocarsi le sue possibilità alla Sampdoria. Appena abbiamo capito che ci sarebbe stata un'opportunità di poterlo prendere, abbiamo intensificato i rapporti, abbiamo conosciuto il ragazzo, abbiamo presentato il nostro progetto, abbiamo capito che avevamo la stessa voglia e ambizione e siamo riusciti poi a chiudere l'operazione. Riguardo Puskas, era un giocatore che anche lui abbiamo cercato quest'estate era impossibile prenderlo, e lo abbiamo trattato fin dall'inizio del mercato, poi sembrava che la trattativa si fosse un po' arenata perché nel frattempo il Reading aveva venduto l'altro attaccante Carroll, negli ultimi giorni si è riaperta. Il ragazzo ha dimostrato fortemente di voler tornare in Italia, di volere Pisa, e noi siamo stati bravi fino all'ultimo a trattare con il Reading. Non è stata una trattativa facile perché poi loro hanno una proprietà cinese, quindi anche delle dinamiche, delle tempistiche diverse, però siamo molto contenti di averlo qua con noi. Riguardo Davide De Marino, era un giocatore che conoscevo, che avevo avuto alla Juventus, viene da un infortunio che purtroppo ha penalizzato il suo percorso di crescita, però è un giocatore importante che può ricoprire entrambi i ruoli di difensore centrale mancino, di terzino sinistro, può giocare anche centrale a tre, e nel caso in cui il mister volesse mettersi a tre dietro. Era un giocatore con quelle caratteristiche che non avevamo, come del resto anche gli altri giocatori, quindi come ho detto prima sono contento e siamo contenti del lavoro fatto. Ringrazio tutto lo staff di lavoro, l'area scouting, la segreteria che ha permesso comunque di portare avanti queste trattative, che ha lavorato fino all'ultimo giorno su queste trattative. Abbiamo preso anche dei ragazzi per il settore giovanile, per la primavera, abbiamo fatto anche lì due piccoli investimenti su un ragazzo sloveno, Tordan del 2005, abbiamo preso Stanic 2004 che è un attaccante della nazionale under 18 belga, abbiamo preso un ragazzo in prestito dalla Juventus, Coppola nel 2005, un difensore centrale, e stiamo continuando e cercando di migliorarci settimana dopo settimana, mese dopo mese. I risultati in prima squadra e anche in primavera comunque sono ottimi e speriamo di continuare così anche nel girone di ritorno. Non ho capito, è stato il primo giocatore? Terdan, è un centrocampista. Cioè Aldo Gagini, Adon e poi continuato. Ti volevo chiedere, in merito a queste operazioni, no, che hai appena annunciato, il quadro è completo sicuramente, ma una curiosità. Sec alla Fiorentina con diritto di riscatto, obbligo di riscatto e Viola. Diritto di riscatto. Sì. Di solito invece siete voi, no, che volete operare sempre in quella maniera perché non accettate i prestiti secchi e perché soprattutto quando c'è un giocatore in prospettiva cercate voi poi eventualmente di andare al diritto di riscatto. In questo caso perché invece... Ma guarda,
l'arrivo di Torre Grossa e poi il probabile arrivo di un altro attaccante purtroppo chiudevano le porte della prima squadra SEC, che aveva dimostrato in questi mesi comunque di meritarla. È stato un investimento importante per il club, lui si è sempre allenato con noi in prima squadra, ha dimostrato di avere delle capacità importanti, la Fiorentina lo voleva, a noi sembrava giusto far continuare un percorso di crescita ragazzo differente dalla Primavera 2. Ha subito dimostrato la prima partita segnando anche con la Fiorentina di avere delle qualità, e io penso che la Fiorentina in questi anni ha cresciuto dei grandissimi attaccanti in primavera, e speriamo che faccia lo stesso con Zec. Nel caso in cui poi decidessi di acquistarlo, sicuramente per il Pisa sarà una ottima operazione di aver acquistato un giocatore a una cifra e averlo rivenduto a una cifra maggiore. C'è Paolo per te. Ah, scusa. Sì, no, a proposito di quello che dicevi prima, acquistando due attaccanti, insomma, il reparto offensivo si arricchisce molto. C'erano state anche delle richieste per giocatori del Pisa, parlo di Sibilli, Marzura. Cos'è che vi ha fatto decidere invece di continuare con... cioè di tenere, di allargare così tanto il reparto offensivo? Ora non sto a entrare dentro la questione Lucca. No, ma ci saranno, penso per la prima volta nella storia, 18 partite in 3 mesi, di cui 11 nei prossimi 45 giorni. Quindi io penso che avere a disposizione una rosa ampia in tutti i reparti è importantissimo. Fino adesso, spostando Mastino a centrocampo, in cui negli ultimi 2 mesi ha giocato sempre come interno di sinistra a centrocampo, avevamo a disposizione solo 5 attaccanti, e Lorenzo aveva avuto dei problemi fisici negli ultimi 2 mesi, era spesso stato fuori, quindi noi avevamo l'esigenza in questo momento di avere in ogni reparto tante alternative, soprattutto in attacco, dove poi è il reparto che anche partita in corso chi entra può essere determinante. C'è Aldo Gaggini, poi Michele, e poi io. Vorrei allargare un po' il discorso alla zona promozione. Come vedi che quale geografia è cambiata, una certa geografia per le squadre che puntano al salto diretto in Serie A dopo questo mercato? E secondo te con quanti punti si va in Serie A e con quanti punti invece ne però? No, questo non posso saperlo, non sono un indovino. Sicuramente sopra i 70 punti negli ultimi anni è stata un po' la soglia che ha permesso di andare in Serie A, quindi io penso che forse ne servirà qualcuno in più, perché ci sono tante squadre in questo momento in lotta. Tutte le squadre che attualmente sono in zona playoff, a mio avviso, hanno la possibilità della promozione diretta, quindi il campionato è lungo, ci sono stati di tanti cambiamenti, le squadre si sono rafforzate, vedremo quello che succederà. Io penso che l'imprevedibilità del campionato è dovuta al fatto anche di tutte queste partite ravvicinate. In Serie B i calciatori non sono abituati a giocare ogni 3 giorni, normalmente la differenza anche di livello di calciatori è anche questa. I calciatori di livello internazionale che fanno le coppe europee hanno un'abitudine fisica e mentale a giocare un numero di partite maggiore, e non è tale normalmente in Serie B. Dovranno essere bravi i calciatori e gli allenatori e lo staff ad abituarsi. Michele, volevo chiederti intanto se per caso c'era stato qualche avvicendamento anche nel tuo staff di lavoro, insomma, ci avevi presentato quelli che era l'altra squadra, quella di Mariano, Almonia, e non so se c'è stato qualche nuovo ingresso in No, siamo sempre gli stessi, anzi li ringrazio perché penso che abbiano svolto un grande lavoro durante queste settimane fino all'ultimo giorno, e sono contento e orgoglioso di quello che stiamo creando, perché poi siamo partiti quasi da zero in un'area scouting che aveva solo Mariano. Io penso che in questi mesi abbiamo lavorato bene, alcune operazioni sia di settore giovanile che di prima squadra provengono direttamente da un'attività di scouting, e purtroppo alcune magari non sono riuscite ad andare in porto, come succede, però io sono veramente contento di quello che stiamo facendo e sicuro che poi questo lavoro ci porterà in futuro a
portare a Pisa altri giocatori importanti. Giovanni, premesso che sulla base di quello che dicesti l'estate scorsa hai completato il tassello, perché dicesti che l'unica cosa che ti mancava era una seconda attaccante, no? Era stata una cosa che avevamo valutato negli ultimi giorni. C'è una cosa che a me ha un po' fatto pensare: la cessione di Piccinini, per il semplice motivo che di tutti questi è quello che D'Angelo ha impiegato di più, talvolta anche da titolare, ed anche perché, a mio modesto avviso, era il sostituto naturale di Touré. Ma guarda, la scelta è dettata dal fatto che il ragazzo aveva la voglia e il bisogno di giocare. Lui è venuto direttamente dalla Serie D, non ha mai fatto un passaggio intermedio in Serie C. Il rientro di Siega e l'acquisto di Benali comunque gli poteva togliere dello spazio che a un ragazzo così giovane e di quella prospettiva che noi abbiamo intravisto in questi mesi, e lui meritava la possibilità di giocare, di migliorare sul campo e non solo in allenamento. Stesso discorso va fatto anche per, come ho detto prima, per Cisco, per Quaini e lo stesso Sec. Sono tutti giocatori che in allenamento hanno dimostrato di avere veramente delle qualità importanti e che purtroppo o per fortuna la posizione in classifica della squadra non ha permesso magari di sperimentare troppo, di buttarli dentro in determinate situazioni. Andrea. Buongiorno direttore. Prima Ernesto ha un po' sottolineato dal suo punto di vista personale la sua necessità di ritrovare continuità, no? Dal punto di vista fisico. A livello globale la squadra, dopo il problema del focolaio Covid, a che punto è nel recupero della condizione? Perché abbiamo visto che già a Ferrara, rispetto alla gara contro il Frosinone, ha fatto dei grossi passi avanti. E poi unisco già la seconda domanda, almeno poi ho finito, sulla carta ovviamente. Che mercato è stato quello di Serie B e quali sono magari le squadre o le operazioni che l'hanno incuriosita di più? Ma guarda, riguardo alla condizione fisica della squadra è in netto miglioramento. Già negli scorsi giorni abbiamo rivisto la squadra allenarsi a ritmi alti. Oggi avremo un'amichevole interna con la primavera, sono curioso di vederla perché sono convinto che stiamo ritrovando la forma fisica del girone d'andata. Purtroppo il focolaio Covid che abbiamo avuto tra la fine di dicembre e la prima settimana di gennaio ci ha fatto arrivare la partita col Frosinone veramente in una condizione fisica non ottimale, e si è visto in campo. E con la SPAL già stavamo meglio. Guarda, mi ricollego al discorso di Piccinini di prima, e anche per farvi capire come ragiona il nostro allenatore. Noi la scelta di mandare a giocare Piccinini l'avevamo fatta anche prima della partita con la SPAL. D'Angelo l'ha messo in campo perché era il giocatore che in quel momento stava meglio degli altri a livello fisico, quindi questa sarà comunque il mantra anche delle prossime settimane. Abbiamo tanti giocatori e quelli che dimostreranno di star meglio fisicamente in allenamento e in partita poi giocheranno. A me non mi spaventa il fatto di avere una rosa ampia, anzi è solo una grande opportunità, perché poi giocando così tante partite ravvicinate il rischio sarebbe stato quello anche magari di forzare qualche giocatore e quindi poi di indurlo in infortunio. Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di giocare, a tutti di star bene, e tutti saranno importanti da qui alla fine. Riguardo a Sì, scusami. Guarda, riguardo al mercato fatto, io penso che tutte le squadre, sia quelle di vertice che quelle magari che nel giro dell'andata hanno fatto meno bene, hanno cambiato tanto, si sono rafforzate, hanno preso giocatori esperti, importanti. Penso al Brescia che sicuramente si è rinforzato, il Monza con Mancuso ha preso uno degli attaccanti migliori della categoria che lo ha dimostrato nel corso degli anni. Io penso che veramente tutte le squadre, ma anche lo stesso Frosinone che ha cambiato poco perché in quel momento non aveva bisogno, ora gli rientrerà comunque Charpentier davanti. In questo momento ci sono 7-8 squadre che possono competere alla pari per arrivare in fondo e per raggiungere la Serie A, e noi vogliamo essere tra queste. Grazie. Michele, poi Massimo. Ok, sui rinnovi avete fatto un lavoro particolare che è iniziato praticamente dall'inizio della stagione, ecco, penso a Marin, penso a Caraccio, penso a De Vitis, eccetera, eccetera, eccetera.
poi tra l'altro contratti molto lunghi, questo da una parte lo spiego, chiedere anche perché insomma è stata fatta questa operazione e dove ovviamente poi si va a incastonare più prossimi anni, perché ci saranno sicuramente anche per l'anno prossimo, e poi se può invece essere paradossalmente un problema avere anche tanti contratti lunghi, se poi dovrete salire di livello, andare eventualmente pure in Serie A, magari ripenserete anche a quelle strategie, non lo so, questo già guardo avanti. No, un problema sicuramente no, perché poi in caso la categoria ovviamente cambia progetti, però cambia a prescindere, quindi io penso che ogni anno tutte le squadre cambiano una base di 6, 7, 8 giocatori, noi quest'anno abbiamo cambiato molto di più, il prossimo anno ovviamente non cambieremo così tanto e ovviamente la categoria dipenderà molto dalla categoria. Abbiamo rinnovato giocatori perché secondo me se lo sono meritato sia sul campo che fuori dal campo, nel calcio ci sono delle dinamiche. E Caracciolo quest'anno io penso che ha dimostrato di essere ancora una volta uno dei migliori difensori della categoria e il suo rinnovo è stato più che meritato. Il rinnovo di De Vitis nei primi mesi lo ha fatto molto bene, poi ha avuto un infortunio che l'ha condizionato, è stato fuori negli ultimi due mesi, però è un ragazzo importante, è un giocatore importante e è un uomo importante per il Pisa, quindi è uno dei nostri capitani in campo e fuori dal campo come ce ne sono altri. E Sibilli se lo è meritato e le sue prestazioni del girone d'andata lo hanno dimostrato. L'obiettivo della società è quello di crescere e è un segnale anche per i calciatori che se dimostrano in campo noi siamo ben felici anche di premiarli con dei rinnovi di contratto. Dimentichiamo una cosa su Masucci, c'è la prospettiva anche che lui possa rimanere quando verrà finita la carriera con le tecniche di Pisa, come è stato anche per altri in passato? Ma guarda, io penso che Masucci a breve potrebbe prolungare il contratto di un altro anno, quindi c'era un'opzione, a prescindere dall'opzione io penso che se lo ha meritato in campo, fuori dal campo, ma soprattutto ci tengo a sottolinearlo in campo perché poi ha fatto delle prestazioni, delle giocate e ha un'attitudine, una professionalità che sono da esempio. Massimo e poi Aldo e chiudiamo. Abbiamo parlato, direttore, dei giocatori che sono andati in prestito in questa sessione di mercato, però non dobbiamo dimenticarci che Pisa c'erano tanti giocatori già in prestito, penso agli Ubaldi, ai Santoro e altri ancora che ora mi sfuggono. Ecco, che giudizio date come società di questi primi mesi in prestito di questi ragazzi? Alcuni hanno anche cambiato maglia pur rimanendo in prestito durante questa sessione di mercato. Mi posso riagganciare specialmente Loria, che è stato anche nominato tra i migliori della serie. No, guarda, ma ci sono dei ragazzi che stanno giocando con grande continuità e che stanno facendo bene, penso soprattutto a Loria e Masetti in primis, che sono dei giocatori che a Monopoli e ad Ancona Matelica stanno facendo molto bene. In generale tutti gli altri ragazzi più o meno giovani stanno giocando, poi ci vuole pazienza, i bilanci si fanno sempre a fine anno e a metà anno è difficile farli per quei giocatori per cui magari le condizioni non erano ottimali nella prima parte della stagione. Abbiamo provato e siamo riusciti in tutti i casi a trovare delle nuove soluzioni. Scusa, per agganciarmi a questa domanda, scusa Alberto, veloce. L'unico che avete ceduto definitivamente era stato Curci, che poi praticamente è un giorno a pagare. Che problema? Non lo so, guarda, noi il ragazzo aveva solo altri 6 mesi di contratto, quindi abbiamo fatto la scelta di cederlo alla Paganese, poi non so quali sono stati i problemi che ha avuto il ragazzo per decidere di rescindere. Punto Radio è la radio ufficiale e radio partner del Pisa Sporting Club anche per la stagione 2021-2022. Punto Radio, la radio nerazzurra.